Namaskaram. I miei migliori auguri a tutti i terrestri in questa giornata mondiale della Terra. Beh, il diametro della Terra è di circa 12.500 km e la sua circonferenza è di circa 38.600 km. Ma l'87% della vita su questo pianeta accade solo nei 30-38 centimetri, al massimo 46 centimetri di soprassuolo. Il soprassuolo, il suolo, è la crema di questa terra. Purtroppo questa crema sta diventando acida. La vita necessaria, che è indispensabile per mantenere questa crema viva e come fondamento e fonte di vita per tutti noi, sta rapidamente svanendo. Circa 27.000 specie sul pianeta si stanno estinguendo ogni anno. A questo ritmo potremmo essere in grave pericolo nei prossimi 30-40 anni. In questo giorno impegniamoci a fare in modo di non arrivarci, perché siamo in un momento in cui abbiamo la necessaria opportunità che noi, come generazione, se ci decidiamo, possiamo ribaltare la situazione nei prossimi 8 o 12 o al massimo 15 anni. Ognuno di noi può agire. Bene, voglio sistemare il mio giardino, voglio compostare le mie verdure. Molto carino da parte tua, ma non è la soluzione. Perché il 70%, quasi il 70% della superficie terrestre è coltivata in questo momento. E il 4,2% sono terreni urbani. Quindi il 76% della terra è arata o asfaltata. La cosa più importante è che ci dovrebbe essere più fotosintesi. Cosa significa fotosintesi? Che prende l'anidride carbonica e rilascia l'ossigeno per noi e zuccheri di carbonio per la vita microbica sottostante. Prima che la fotosintesi iniziasse, quasi un miliardo di anni fa, il contenuto di ossigeno su questo pianeta o in questa atmosfera era poco più dell'1%. Sicuramente non potremmo viverci, ma oggi la fotosintesi o l'area di fotosintesi nel mondo negli ultimi 1.000 anni è diminuita dell'85%. Quindi questa è la cosa importante. Dobbiamo fare politiche in ogni nazione per garantire che la terra debba avere coltivazioni o colture di copertura o cespugli o alberi, qualcosa di verde che faccia questo miracolo chiamato fotosintesi, che arricchisce sia il suolo che l'atmosfera. Il suolo con gli zuccheri del carbonio, l'atmosfera con l'ossigeno, e inoltre trattiene l'acqua e l'umidità nel suolo dove dovrebbero davvero essere. Quindi prendete questo impegno nella giornata mondiale della Terra, che sarete una fonte di ispirazione, sarete una fonte di galvanizzazione di questo movimento. Assicuratevi che il mondo parli di suolo. Perché il suolo è la base dell'acqua pura, il suolo è la base dell'aria pulita da respirare, il suolo è la base della vita stessa che siamo. Il corpo stesso che portiamo è suolo. Lo capiamo ora o lo capiremo quando saremo sepolti? Questa è la domanda in questa giornata mondiale della Terra.